Ciao amici e bentornati sul mio canale. Come vedete da questa mega postazione dell'Aerolink, oggi andremo a fare il test e la recensione di una delle telecamere da videosorveglianza. Il suo nome è Aerolink Track Mix Wi-Fi, track perché è dotata di un sistema di tracciamento e invece la parola mix è stata inserita in questo gioiellino perché all'interno sono stati inseriti due obiettivi, uno grandangolare per avere una visione più ampia dell'ambiente che volete sorvegliare e l'altro è un teleobiettivo per avere una maggiore risoluzione su un dettaglio che volete zoomare. Questa telecamera vede anche di notte, per cui potrete monitorare la vostra abitazione H24 e tra l'altro, essendo dotata di wifi, lo potete collegare al wifi della vostra casa e guardare in tempo reale le sue riprese direttamente dal vostro smartphone, come la ripresa che state vedendo adesso, che è direttamente registrata da questa telecamera. Tolta questa introduzione, partiamo subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che se alla fine del video vi sarete innamorati di questa fantastica telecamera o la troverete perfetta per la vostra abitazione, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. All'interno della confezione, oltre alla bellissima telecamera, troverete l'alimentatore che è già dotato di un cavo abbastanza lungo, superiore ai 2 metri, ma Aerolink ha inserito anche una prolunga di parecchi metri, così la potrete installare anche molto distante dall'abitazione. Di colore blu è presente questo cavo LAN che serve a cablare la telecamera se non la volete utilizzare con il wifi. Hanno inserito anche questi bellissimi adesivi da attaccare nei vari punti fuori della vostra casa, così da segnalare di avere un impianto di videosorveglianza, il kit dei tasselli e delle viti e come vedete c'è anche la mini chiavetta che serve per resettare la telecamera e infine non può mancare anche il manuale utente e come vedete è comprensivo di lingua italiana. E ora è il momento dell'installazione. Come prima cosa dovete prendere il fogliettino adesivo e attaccarlo nella zona dove la volete installare. Dovete decidere però se installarla nel soffitto o nel sottotetto oppure nella parete esterna. Se opterete per la parete seguite le indicazioni per wall, se invece la installate nel soffitto seguite le indicazioni per ceiling. E con il trapano andate a forare i buchi presenti nel disegno. E dopo che avrete completato i buchi andate a rimuovere l'adesivo e ultimate il tutto andando a inserire i tasselli. Mi raccomando, spingete bene. 1, 2, 3, 4 e ora non ci rimane che ultimare l'installazione andando a fissare la telecamera direttamente con le 4 viti presenti nella dotazione. E l'installazione è completata. E ora che ho finito l'installazione ho già configurato la telecamera tramite la connessione wifi per cui può essere controllata direttamente dal vostro cellulare. Infatti adesso mi vedete direttamente dalla registrazione della telecamera che vi ho messo qua a destra. Ho già anche attivato l'auto tracking, mi sposto a destra e mi segue direttamente. La cosa interessante è che potete fare anche delle foto, adesso ne vado a scattare qualcuna. Potete anche registrare un video se per caso c'è un animale o comunque volete registrare qualcosa di sospetto. Altra caratteristica molto interessante è la possibilità di attivare i due sensori in contemporanea, così da avere una doppia riproduzione in tempo reale. Vi basterà schiacciare il tastino in alto, una con il grandangolare e l'altra, come vi dicevo, col teleobiettivo. Questa telecamera dell'Aerolink è una PTZ e per chi non conosce l'acronimo, PAN sta per panoramica, perché riesce a muoversi in orizzontale, tilt perché riesce a muoversi in verticale e zoom per, come dice la parola, per che riesce a zoomare. Adesso la provo a spostare a destra e a sinistra. Guardate quanto riesce a girare, riesce a monitorare a 360 gradi, guardate che spettacolo. Adesso invece la sposto verso il basso, riuscendosi a spostare in linea verticale fino a 90 gradi. È dotata di Wi-Fi 6, per cui avrete un'ottima connessione e soprattutto molto veloce. Per quanto riguarda la risoluzione, abbiamo una risoluzione massima di 4K che potete anche modulare e variare in entrambi i sensori ed è compatibile con l'hub dell'Aerolink. Ma tornando sulla connettività, potete anche collegarla con un NVR se per caso siete abituati ad avere una registrazione H24 7 giorni su 7. Altra caratteristica che ho trovato molto interessante di questa telecamera sono i punti di preset. Ne riesce a salvare fino a 64,
tra cui quello standard che è la posizione di guardia, ossia la posizione in cui la telecamera normalmente tende a guardare. E concludo l'analisi tecnica parlandovi del telaio di questa telecamera, che devo dire mi ha sorpreso, lo sentirete anche dal peso se l'acquisterete, perché è fatto in metallo, non è in plastica come magari altre marche competitor di fascia più bassa, per cui è molto resistente e soprattutto è anche impermeabile perché ha superato il test IP65. E ora qui con me ho chiamato mia madre per fare il test dello zoom. È uno zoom ibrido 6x, proviamo già a iniziare lo zoom e guardate come sta zoomando, sta ancora andando avanti, provo a zoomare ancora di più, fino in fondo la riesce a tracciare. Questo puntino è mia madre e grazie a questo zoom, come vedete, riuscite a vederla fino a questa distanza. E guardate, se vado ad attivare in contemporanea i due sensori, e qua mia madre è zoomata e questo è, come vi dicevo, è l'inquadratura invece col grandangolare. E adesso mia madre sta tornando, guardate come si vede sempre perfettamente dal teleobiettivo, e adesso mia madre sta andando sotto la telecamera così da vedere anche la qualità di ripresa a 90 gradi. Praticamente riesce a riprendere anche la parete stessa su cui è installata. Guardate come ha appena rilevato mia madre e la sta anche seguendo in tempo reale. Adesso sta scappando dietro la macchina. Vi voglio far sentire da vicino la potenza della suoneria. Si riesce a sentire anche a più di 100 metri di distanza. Per cui in caso di tentata intrusione è un allarme che per quanto mi riguarda è sicuro al 100%. E soprattutto mi è arrivata anche la notifica con la clip video della tentata intrusione, così da essere avvisati sempre in tempo reale. E ora concludiamo con il test di tracciamento dell'auto e stasera faremo anche il test della qualità del Night Vision. Queste sono le riprese del tracciamento delle auto. Qua stavo prendendo la mia macchina, guardate come mi ha seguito sia quando sono uscito dalla casa ma anche durante tutto il tragitto, quando ho svoltato e sono risalito piano piano dallo stradello confinante. Potete modificare la qualità del display, scegliere se tenerlo orizzontale oppure verticale, modificare il refresh rate, in questo caso l'ho impostato al massimo a 60 Hz per avere una riduzione dello sfarfallio. Potete anche regolare la luminosità. Io di solito consiglio di tenere una media intensità, attivare e modificare il rilevamento e anche selezionare una zona di non rilevamento. E potete impostare varie sensibilità sia per persone, auto oppure per animali. Timelapse che si attiva scrollando fino in fondo nelle impostazioni, vi basterà schiacciare prova adesso e prima però dovrete inserire una micro SD all'interno della telecamera. E questo è un bellissimo timelapse che ho registrato con questa Reolink. E in più potrete anche condividere l'utilizzo e la visione di questa telecamera con i vostri parenti, perché c'è proprio una funzione chiamata condividi telecamera. Vi basterà cliccarci sopra, condividere il QR code, così anche le altre persone della vostra cerchia ristretta riusciranno a controllare e a vedere tutto quello che succede nella vostra abitazione. E questa è la qualità del Night Vision, guardate come si vede bene, si riesce anche a zoomare e vi voglio far vedere anche la potenza dei LED. Adesso li vado ad attivare. Guardate che figata, sembra quasi tornare di giorno, si vede perfettamente il colore dell'erba, il colore della macchina e anche la ghiaia. E anche col Night Vision si può attivare la doppia modalità sia col teleobiettivo e col grandangolare. Adesso andiamo a fare un test, mia madre sta per uscire dalla casa e appena ha visto la persona ha acceso il LED per monitorare e controllare al meglio la figura. Infatti adesso la posso anche ingrandire, eccola qua che sta andando verso la macchina, per cui come avete visto anche di notte ha un'ottima risoluzione. E concludo questa recensione parlando del prezzo. Questa nuovissima Reolink viene venduta sotto ai 200 euro, che per le sue caratteristiche, il doppio obiettivo, il Night Vision, la luce LED e anche la connessione Wi-Fi, è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma non è tutto, perché a breve partiranno le offerte Reolink durante tutto il Black Friday, per cui vi consiglio di cliccare il link in descrizione per rimanere sempre aggiornati in tempo reale. Siamo arrivati alla fine anche oggi, da Luca Tache e da questa fantastica Reolink è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!